Però Luca Sommi, a proposito di riconnessione sentimentale, forse chi manca in quei luoghi lì è proprio il PD di Elly Schlein. Prima Valle è storicamente un quartiere di tradizione di sinistra. Forse più che scegliere luoghi dal forte impatto evocativo che guardano al passato, il compito di Elly Schlein sarebbe quello di ristabilire una presenza in quei territori. Beh, non c'è dubbio, una cosa non esclude l'altra. Fa bene Elly Schlein a marcare il territorio politico su alcuni valori, con gesti simbolici come quello che sta facendo oggi a Ventotene. Dovrebbe fare un po' di più, è vero che all'inizio, ma dovrebbe fare un po' di più proprio sulla linea che dicevi tu. Il Partito Democratico da anni ormai ha abdicato alla prima istanza della politica, che è quella di aiutare chi ha bisogno. La politica nasce per aiutare chi non ce la fa, perché chi ce la fa già. Purtroppo il Partito Democratico ha abdicato negli ultimi anni a questa ambizione, vedremo se Elly Schlein riuscirà a portarlo sulla retta via. Bene hanno fatto le opposizioni a riunirsi per il salario minimo, certo. Male fanno coloro che dicono che il salario minimo va fatto secondo contrattazione collettiva e non secondo legge. Questo perché in molti paesi c'è il salario minimo, in Germania è 12 euro. Laddove non arriva la contrattazione collettiva deve arrivare lo Stato, perché l'articolo 36 della Costituzione ci dice che il lavoratore deve avere una retribuzione consona alla qualità e alla quantità del suo lavoro e comunque non inferiore a quella cifra che gli consente, certo, una vita dignitosa e libera a lui e alla sua famiglia. Quindi devono puntare tantissimo su questo. E fanno male, fammi dire l'ultima cosa, fanno male gli imprenditori quando dicono che fa bene governo Meloni a cancellare lacci e lacciuoli che impediscono la produttività. Allora, fa male se questi lacci e lacciuoli sono riferiti alle garanzie e ai diritti. Bene, ovviamente, se sono riferiti alla burocrazia, ma temo che siano riferiti ai primi. E questo non fa onore, perché è vero, certo, che la politica spesso ha parole vacue, ma anche gli imprenditori a volte non sono da meno. Sommi, poco fa Ghisleri diceva la strategia di Elly Schlein di parlare a un pubblico elettorale under 40 è chiara, ma convince, sfonda il fatto di richiamarsi, diceva Annalisa Chirico, a riferimenti del passato, Matteotti, Ariano, Spinelli a Ventotene, per carità, cose giustissime, ma non rischiano di sembrare molto estranee a un pubblico più giovane, anche nel mercato del consenso? Ma infatti deve fare una politica fatta di 5 punti, 5, che ci dicano in quale società vivremo se domani dovesse vincere il Partito Democratico. Questo ancora manca. Però fammi dire ancora una cosa. Quando si parla di Green New Deal, ho sentito dire dall'imprenditore, da Vescovi, che se è riconducibile a una politica ideologica. Ma quale sarebbe, scusate, l'ideologia di volere un mondo più pulito, un mondo migliore? Beh, certo che tutto va fatto in ottemperanza col sistema produttivo. Certo che il sistema produttivo ha delle esigenze, non è che può cambiare da un giorno all'altro, ma questo lo capisce anche un bambino. Però questa è la scusa per procrastinare sine die, certo, sempre grandi cambiamenti. Invece, hic et nunc, qui ed ora devono iniziare le politiche per un mondo migliore, perché il mondo che abbiamo conosciuto noi, quello fatto di guerre d'attrito, speriamo sia l'ultima, fermare, è un mondo che sta franando sulle sue fondamenta. Luca Sommi, beh, qui vediamo una dimostrazione plastica, no, della differenza tra centrosinistra e centrodestra, anche sul tema cruciale dell'Europa. Elly Schlein riparte da Ventotene, i partiti di centrodestra si accapigliano sulle alleanze a 11 mesi dal voto. Tu che idea ti sei fatto di questa polemica tutta interna? Perché la sensazione è che ieri l'opposizione si sia riunita attorno alla piattaforma del salario minimo, ma al di là di quello un'azione incisiva di opposizione non ci sia. Forse è Salvini la vera opposizione a questo governo. Infatti capita sempre così, quando le maggioranze hanno delle opposizioni deboli cominciano a litigare al loro interno. Ci ricordiamo Silvio Berlusconi, uno dei governi di Silvio Berlusconi, che cadde quando era al massimo della sua potenza, proprio perché non c'era il contrappeso. Ma io titolerei questa polemica tanto rumore per nulla, perché poi alla fine è stato detto giusto in precedenza, le famiglie europee sono state sempre famiglie diverse rispetto all'appartenenza nazionale. La Meloni non può andare con la Le Pen perché deve abbandonare i toni di Vox, essendo lei a Palazzo Chigi, essendo lei che dialoga con i leader europei, mentre Salvini si dimentica spesso di essere a Palazzo Chigi e fa l'uomo di governo e l'uomo di opposizione. E poi non dimentichiamoci che i partiti che danno vita alla coalizione di maggioranza di questo momento erano l'opposizione nella precedente legislatura.
Forza Italia e Lega erano all'interno del governo Draghi e la Meloni era all'opposizione. Quindi queste cose non toccano nulla, non toccano l'elettorato, ma soprattutto non fregano nulla ai cittadini. Sono dinamiche che noi dobbiamo analizzare giustamente, però non sono influenti perché, vi ripeto, hanno vinto, stravinto le elezioni politiche stando due al governo e uno all'opposizione. Quindi figurate cosa può intaccare la questione con chi si apparentano in Europa. Poi è vero che ci sono i numeri sono importanti, però la fotografia che ha fatto la Ghisleri è perfetta. Stanno marcando il loro perimetro in vista di elezioni che hanno la dimensione proporzionale, quindi in virtù del proporzionale ognuno cerca di creare il suo orticello nel quale far affluire gli amici.